Senti, ma se io ti dicessi Lucio... Lucio, dai, Lucio. Che ti ricorda, Lucio? Ma Lucio manca molto ora. Adesso non lo diciamo perché vogliamo portare gioia e... Però sono 3 anni che Lucio manca disperatamente in termini artistici e culturali e soprattutto d'amore. Perché stiamo vivendo cose troppo pesanti. Sì. E Lucio era il cantore della nostra anima. Quindi di Lucio il cosa ricordo? Tutto. Sì. Grazie a quel padre ragazzino che lavorava in Rai, io conosco il nome Lucio Dalla, fai conto, nel 63. Quando Lucio ha saputo che io avevo, grazie a mio padre, il 45 giri, lei, e poi fra parentesi non è per me, una canzone, quella di esordio di Lucio, folle, una canzone jazz che io ascoltavo nel mio giradischi a 13 anni. Quindi eravamo destinati, lui non ci poteva credere. Eravate destinati. Destinati, perché mi ha detto come puoi? E ogni non volta solo, che... mio padre sempre con Dalla, e Enzo Trapani faceva quei film per la Rai in bianco e nero con i cantanti, e... gli venne in mente una scimmia sulla spalla, poi lì c'erano tutte, quindi Lucio ha una maglietta particolare nera molto rock e questa scimmia che papà corse a prendere allo zoo, tempi di grande libertà, andata, ha preso la scimmia, l'ha portata in Rai, oggi verresti arrestato, l'ASL ti insegue, e però hai capito, quindi c'era questa anche cosa fra mio padre e Dalla. Quindi... Senti, ogni volta che tu andavi a vedere un suo concerto lui ti dedicava delle canzoni, ma adesso una, te ne vogliamo dedicare... Una, che poi Carlo mi ha messo nella scena della roulotte. Adesso noi vogliamo dedicartene una, in punta di piedi, perché è sempre difficile cantare Dalla, Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei e che coraggio avrei. Sfruttandomi al massimo, è chiaro che volerei. Zingaro, libero, tutto il mondo girerei. Andrei in Afghanistan e peggio in Sudafrica a parlare con l'America. E se non mi abbattono anche coi russi parlerei. Angelo, se io fossi un angelo, con lo sguardo li fisserei. Traffici sui vostri dollari, dollari sulle vostre fabbriche di missili, di missili. Se io fossi un angelo non starei mai nelle processioni, nelle scatole dei presepi, stare seduto fumando una Marlboro al dolce fresco delle siepi. Sarei un angelo, parlerei con Dio, io mi direi amandolo a modo mio, gli parlerei a modo mio. Grazie. Serena. Grazie. Senza parole, lo sai perché? È difficilissimo cantare Dalla. Magari il pubblico non lo sa. Grazie. È il più difficile in assoluto. Eh sì, è molto contemporanea. Difficoltà è una canzone veramente. Che quello di una che dicevo oggi, i missili, cioè, quello che dicevo oggi, lui ha e sempre raccontato i russi, gli americani in anticipo. Ti ricordi futuro? In anticipo, lui era sempre in anticipo sui tempi e questo è anche il potere della musica. È così. Per questo ci manca ancora di più ora. Ci manca tanto. Dell'arte in generale, non solo della musica.